Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovissimo video. Oggi voglio dedicare questo video a tutti gli utilizzi della scopa Swiffer, perché quando nel video precedente vi ho mostrato l'acquisto appunto della scopa Swiffer, il kit, nei commenti ho letto che tante persone ce l'hanno, lo utilizzano, si trovano bene, ma ci sono altrettante persone che non ce l'hanno, vorrebbero acquistarla e quindi, come me, magari che all'inizio non la utilizzavano, io ora la sto utilizzando per tantissime pulizie di casa, quindi ho deciso di mostrarvi gli usi più importanti della scopa Swiffer, le varie tecniche, perché appunto potrebbe essere utile. Quindi iniziamo con il primo utilizzo che faciliterà le nostre pulizie. Allora, sono andata a mettere il panno cattura polvere perché adesso andremo a pulire la parte sopra del mio armadio della camera da letto. Guardate la polvere, la laniccia che ha tolto su tutto l'armadio. Sono riuscita a pulire per bene tutta la superficie e quindi mi posso ritenere molto soddisfatta di questo utilizzo, questa utilità per pulire appunto sopra gli armadi, sopra i mobili. E dopo aver rimosso la polvere sull'armadio potete fare il lavaggio con il panno in microfibra o il panno spugna per dare proprio una pulita maggiore sulla superficie, quindi mettete il panno e procedete anche con il lavaggio sopra l'armadio, anche se il grosso veramente si è tolto perfettamente con il panno cattura polvere. Prendere poi il panno per i pavimenti in TNT, questi qua che ho preso da Eurospin di Sistema Casa, e praticamente ho tagliato il panno a metà perché questo lo vado ad utilizzare appunto per le varie pulizie con lo Swiffer. Adesso vado a inumidire il panno. Ecco qua, ben strizzato. Utilizzo è quello di passarlo su tutte le ante dell'armadio per appunto pulire tutte le superfici e disinfettarle. Estrema facilità ho pulito tutto l'armadio e le superfici sono tornate ben pulite e splendenti. L'utilizzo è quello di pulire e spolverare i battiscopa. Prendo sempre il mio panno di Sistema Casa, lavato e inumidito, lo vado come al solito a fissare. Ok, in questo caso per pulire e togliere la polvere dai battiscopa vado a utilizzare il detergente per tutte le superfici dure e lavabili, aceto di mele biologico. Quindi spruzzo e inizio a lavarli e pulirli.
Facendo così rimuovete la polvere dal battiscopa e anche qui sul, diciamo, sullo scalino lo passo in maniera appunto come avete visto del bordo e sono riuscita a rimuovere tutta la polvere anche in questo caso ed è venuto perfetto. L'utilizzo della scopa Swiffer è quello di pulire i vetri, che i vetri come sapete sono un nostro cavillo perché comunque è abbastanza impegnativo pulirli, ma con la scopa Swiffer date una passata e torneranno appunto ben puliti, visto che oggi non c'è neanche il sole, il vetro è a temperatura ambiente, posso tranquillamente pulirli con la scopa Swiffer e lo vado a fare con il sapone dei piatti. Ho messo dell'acqua calda, un goccino di sapone per piatti, giro il tutto, prendo sempre il mio panno che utilizzo per tutte le pulizie, lo vado a lavare bene, lo devo strizzare perfettamente, perfettamente, perché questo mi consentirà di pulire il vetro con una semplice passata. Facile pulire i vetri con la scopa Swiffer, cioè una passata senza fatica e il vetro tornerà davvero pulito e splendente. L'altro utilizzo che vi farà risparmiare del tempo e della fatica è utilizzare la scopa Swiffer per pulire le piastrelle del bagno. Cioè potete, allora, se avete le piastrelle molto sporche potete passare prima il panno cattura polvere e poi andate a fare un lavaggio con appunto un panno microfibra o un panno in TNT come questi che sto utilizzando io. Io nel mio caso, dato che io le piastrelle le pulisco frequentemente, oggi vado a fare il lavaggio con appunto il panno in TNT e un detergente. Vi faccio vedere le piastrelle come vengono belle pulite. Sul mio panno già precedentemente lavato vado a mettere un pochino di questo prodotto qua, pulisce a fondo e igienizza, che è per i pavimenti. Poi vado a strizzare per bene e lo vado quindi a mettere sulla scopa Swiffer e passarlo su tutte le piastrelle. A pulire tutte le piastrelle. Di tanto in tanto dovete lavare il panno. Come vedete le mie piastrelle non erano tanto sporche perché appunto le pulisco frequentemente, però gli ho dato una rinfrescata e sono venute belle lucide e pulite. È un grandissimo aiuto questa scopa Swiffer per pulire tante zone di casa, quindi chi non ce l'ha, ragazzi, ve la consiglio come mi è stata consigliata a me. Utilizzo il più gettonato che si fa con la scopa Swiffer è la pulizia del pavimento. Quando non si ha tempo si può pulire il pavimento appunto con la scopa Swiffer. Allora, dopo averlo comunque aspirato, prendiamo il solito panno, lo appunto bagniamo per bene, però non bagnatissimo, deve essere strizzato al modo giusto, e andiamo a mettere qualche goccia di alcol denaturato, il profumo di limone deterge e igienizza, quindi qualche goccina, perfetto, in modo tale che andiamo a fare il nostro lavaggio del pavimento
molto veloce, andiamo a detergere e igienizzare. Si asciugherà rapidamente, sarà pulito e disinfettato. Ed ecco qua, il pavimento è venuto ben pulito e lucido grazie alla scopa Swiffer. Naturalmente questo tipo di lavaggio non sostituisce completamente quello del mocio e dello straccio o della scopa a vapore, però nelle giornate che veramente non abbiamo tempo ma vogliamo comunque detergere il pavimento è un salvatempo. L'utilizzo che appunto ci semplificherà la pulizia è quello di pulire gli specchi, soprattutto quelli degli armadi, che sono comunque alti e più impegnativi. Allora, se ho sempre messo il mio panno in TNT di sistema casa, precedentemente lavato e umidito. Vado a spruzzare un pochino di detergente multiuso, in questo caso questo di Nuncas, pulito magnifico senza risciacquo, che questo è proprio per tutte le superfici, compresi i vetri. Quindi spruzzo e iniziamo a fare la pulizia degli specchi con la scopa Swiffer. Allora, in questo caso potete o ripassare una carta assorbente, sempre da mettere sulla scopa Swiffer, oppure lasciate asciugare lo specchio. Considerate che io il panno l'ho strizzato tantissimo, infatti se vedete non ci sono queste grandi strisciate, si sta asciugando, ma io vi voglio far vedere il risultato senza passare la carta assorbente. Tra poco ve lo mostro. Andiamo a parlare della pulizia dello specchio. Cioè, è venuto perfetto, ragazzi, perfetto. Cioè, e non l'ho neanche asciugato con la carta assorbente, quindi tempo 2-3 minuti che si è asciugato ed è tornato veramente ben pulito e soprattutto senza fatica grazie alla scopa Swiffer. L'utilizzo è quello di andare a togliere le ragnatele e pulire quei posti scomodi sempre appunto con la scopa Swiffer. Quindi nel mio caso lì sopra il condizionatore ci sono delle ragnatele, le andrò a togliere e andrò anche a spolverare il condizionatore. L'utilizzo che ci può appunto semplificare le pulizie è di pulire la porta con il palo Swiffer. Ho messo il panno cattura polvere, naturalmente la zona della maniglia la andiamo a fare con il metodo classico, però per spolverare tutta la porta possiamo comunque utilizzare il panno cattura polvere. Poi, se la volete lavare, utilizzate il panno in microfibra come preferite, però comunque con questo riusciamo comunque a spolverare le porte e a togliere, diciamo, la polvere che si deposita in maniera molto facile. Faccio anche la cornice per eliminare magari anche delle piccole ragnatele. Vedete anche qua sul bordo che questo rimane sempre complicato da pulire. Ecco qua. E vedete che anche sulla porta c'era la polvere, si è tolta perfettamente. E ragazzi e ragazze, vi ho mostrato gli utilizzi più diciamo importanti, più necessari per le nostre pulizie di casa, per appunto risparmiare del tempo, per risparmiare la fatica con la scopa Swiffer. E
niente, io spero comunque di esservi stata utile perché naturalmente inizialmente non utilizzavo questi metodi di pulizia con la scopa Swiffer perché non l'avevo, mi è stata tantissimo consigliata e in queste settimane ho avuto modo di pulire casa utilizzando un po' la scopa Swiffer, diciamo in tutte queste modalità, e mi sono trovata davvero molto bene, soprattutto nelle giornate più frenetiche. Quindi niente, io come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo avete ancora fatto, lasciatemi un like per sostenermi, chi mi vuole seguire anche su Instagram e TikTok mi trova come FedericaSweet02. Un bacione immenso, ci vediamo molto presto con un nuovo video.